Ciao a tutti, allora eccomi qui col risultato della creazione che abbiamo fatto insieme. Nel frattempo ne ho fatta anche un'altra e c'avevo un po' di avanzi, ho fatto altre cose che dopo vedremo insieme, ma innanzitutto andiamo a vedere questa sperando sia venuta bene. Intanto mi si è attaccato tutto, va benissimo. Allora. Eccola qui, vediamo un po' se si riesce ad aprire bene, se dobbiamo tagliarla. Tanto gli tolgo il contorno. Scusate per le unghie, ma ho utilizzato gli smalti Avon e mi macchiano tutta l'unghia, un macello. Adesso li userò con una base sotto perché... Rompiamo tutto. Allora, avevamo usato il Petrish e vediamo un po'. Bello. Non guardate il contorno, dopo lo andrò a togliere. Mi piace. Bello. Mi piace cosa è venuto. Ditemi che cosa ne pensate. Come sempre vi metterò una foto per bene della creazione sul mio profilo Instagram, Il Mondo della Marti, così vedete la foto per bene, perché come vi dico sempre, qui le luci non rendono per niente. Però mi piace. Bello. Ok, andiamo a vedere anche il resto delle creazioni. Qui ce n'è un'altra, sempre fatta con una piuma. Oggi ho deciso che spacco tutto, lo faccio prima. Questo lo vado a togliere. E anche qui ho usato il Petrish e vediamo un po'. Oddio. Allora, eccola qui. Qui, a differenza dell'altra che avevo messo questi punti luce, ci ho messo delle pagliettine fatte a stellina e a quadrifoglio, però sono stata stupidina che ci ho messo il viola, perché a me la combinazione verde, come vedete, della foglia fucsia e viola mi piace un sacco, però ha veramente scurito troppo la creazione. Come vedete, quest'altra col chiaro è rimasto molto più lieve. Allora, partiamo anche dal presupposto che lo stickers è fatto in carta, quindi è normale che si vada a scurire. Semmai adesso un'altra volta provo a plastificarlo, però brutto non è, è lucidissimo, non ci sono imperfezioni. Dai, mi può piacere. Poi ho fatto un'altra volta questa creazione con dei residui, che tra l'altro devo andare a togliere un po' di cose, ma lo farò dopo, ed ho utilizzato questo blu violet, che però l'ho fatto un po' così a casaccio con i gessetti. Che colore ci posso mettere sopra? Fatemi sapere. Adesso vado a togliere i residui che mi sono colati e poi ve lo faccio vedere in un altro video. Però datemi un consiglio su che colore posso andare a colare sopra o se mi date anche qualsiasi altro suggerimento, quindi fatemi sapere. Poi ho voluto rifare questi qui, adesso mi ha sbordato. Ho cercato di mettere più resina, ma dopo mettendo più resina si sborda. Ho fatto questo con l'avanza appunto, che con lo stesso colore che ho creato questo, quindi un mix di colori di gessetti. Eccoli qua. E poi ci avevo messo anche dei glitter. Adesso togliamo l'eccesso. Eccolo qua. Molto molto carino. Adesso
volevo farci delle coppie degli orecchini, ma adesso replicare il colore è praticamente impossibile. Molto intelligente sono stata. È molto carino, però non vedete niente. Provo un attimo a mettere il flash, vediamo se si vede meglio. Ecco qua, ho messo il flash, vediamo. Forse si vede un po' di più. Si vede appunto questo blu violet con tutti questi glitterini viola. E poi l'altro è questo. Tengo anche qui l'eccesso. Eccolo qua. O faccio una coppia di orecchini proprio così. Boh. Ditemi un consiglio perché sicuramente non riuscirò mai a rifare il colore uguale. Fatemi sapere, però mi piace molto. E dovrò utilizzare insomma più spesso questo stampo. Adesso voglio provare a fare anche questi qui, che almeno qui c'è già la coppia e quindi vengono di sicuro uguali, e appunto farci degli orecchini pendenti, quindi ne farò sicuramente degli altri. Poi vi faccio vedere, vediamo se col flash si vede meglio. Ecco, qui già si vede meglio, guardate, è lucidissimo. Mi piace anche l'effetto pietrish che è venuto sotto, però dovevo assolutamente usare colori più chiari. E invece questo è l'altro, quello che abbiamo fatto insieme. Ok? E l'ultima cosa, visto che avevo proprio un residuo minimo, avevo questo stampo a forma di stellina, volevo usare solo il contorno per creare un orecchino, solo che mi ha ovviamente sbordato. Ecco qui, adesso lo andrò a togliere, però sempre la solita intelligenza che è sempre questo colore qui, e quindi che cosa volevo dirvi? E quindi replicarlo mi sarà molto molto difficile, però è carino. Poi di questi stampi ne avrei anche degli altri, quindi solo che mi era rimasta proprio una goccia. Infatti è veramente molto sottile di resina e io non voglio assolutamente mai sprecare e vabbè, questo lo posso fare o come ciondolo di un portachiavi che magari con qualche perlina pendente oppure farci come ciondolo di collana, quindi in qualche modo lo uso, però proverò anche a fare degli orecchini. E niente, queste sono appunto le creazioni. E vedremo insieme anche i prossimi giorni di farne delle altre. Questo è tutto, vi mando un bacione. Ciao ciao.